Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel giardino del convento per raccontarvi la storia di Giuseppe, che ci ha scritto all'indirizzo di posta elettronica che vedete qui in sovraimpressione. Lui ci racconta che già da ragazzino, dopo la cresima, frequentava la parrocchia di Sant'Agata al carcere a Catania, dove ora vive con la sua famiglia. Era legato all'icona del Sacro Cuore di Gesù, mentre amici, coetanei, si intrattenevano a giocare a biliardo o nel sottoscala della canonica. Lui invece si ritagliava un po' di tempo personale dinanzi al Sacro Cuore. Ero preso da quella inspiegabile gioia, ma poi crescendo presi strade diverse. Non seguì più la parrocchia, mi allontanai. Negli anni a seguire avvertivo comunque nel cuore che mi mancava qualcosa di bello, ma non riuscivo a trovare quell'incontro particolare con Gesù. Passarono gli anni, un giorno durante una passeggiata nel centro storico della città vidi una chiesa aperta, si intravedeva il tabernacolo, come se qualcosa stava succedendo in me, sentii di entrare, accostarmi così in ginocchio al Santissimo Sacramento e dopo questa piccola esperienza, quel giorno, sognai Padre Pio. Padre Pio che mi accompagnava con un'espressione seria, come un papà in chiesa, e lì mi lasciava pregare. Lo sognai poi una seconda volta. Questa volta ero nel convento dei frati francescani, lo vidi con indosso il saio, ma coricato in un letto, somigliante a quello di un ospedale. Mi faceva cenno di guardare alla persona che c'era di rimpetto, anch'egli coricato. Era un uomo attorniato da sei medici che si toccavano il mento come per dire non sappiamo che diagnosi dare. Quell'uomo era un mio conoscente. Non capii il significato di quel sogno, cosa volesse dirmi Padre Pio con quel gesto. Lo capii soltanto qualche giorno dopo, perché io incontrai quell'uomo. Quell'uomo attraversava momenti bui, aveva lasciato la moglie, due bambini, si dava la dolce vita. Allora gli raccontai il sogno di Padre Pio. Dal suo sguardo capì che il mio racconto lo colpì. Le nostre vite poi hanno avuto una svolta. Io frequento la parrocchia, ascolto la Santa Messa con mia moglie. Dopo i sogni di Padre Pio, da lì a poco comprai un libro che raccontava la sua storia e dopo averlo letto decisi di andare con la mia famiglia a San Giovanni Rotondo, nel convento, a fare visita alla tomba dell'allora venerabile Padre Pio. Appena entrati nella cripta di Santa Maria delle Grazie, che custodiva il corpo di Padre Pio, trovai una croncina lì, a ridosso di una panca. Cominciai a pregare il Santo Rosario. Mia moglie mi guardava stupita, ancora non capiva quella che poi sarebbe stata la mia vocazione. Infatti, dopo anni di discernimento e di accostamento alla Santa Comunione, decisi, col permesso di mia moglie, di prepararmi a quella che sarebbe stata la mia ammissione al diaconato permanente. Grazie a Padre Pio che mi ha accompagnato in chiesa da Gesù dopo anni di cammino di formazione, da un anno e mezzo sono accolito a servizio presso la Caritas diocesana tra gli ultimi e a breve, come mi è stato riferito, sarò ordinato diacono permanente nella mia diocesi di Acireale, dove sono stato incardinato. Allora ho scritto perché voglio dare a tutti voi una testimonianza, la mia testimonianza, perché ho capito che Dio chiama ognuno di noi in diversi modi e nulla è perduto. Gesù si ricorda cosa c'è nel nostro cuore.